Ciao a tutti da vostro scrivano, oggi voglio parlarvi di casco, ovviamente in riferimento allo sci alpino, quindi l'utilizzo del casco nello sci alpino e in generale comunque sulle piste da sci, quindi sta parlando non solo di sci alpino, ma anche di snowboard, insomma di tutti gli attrezzi che possiamo utilizzare per scendere dalle piste da sci. L'utilizzo del casco è ormai ampiamente utilizzato, la maggior parte degli sciatori utilizza il casco, anche se è obbligatorio ad oggi solamente fino ai 15 anni. Quindi al compimento dei 15 anni non è più obbligatorio. Dal 1 gennaio 2022, con la nuova legge, sarà obbligatorio anche per diciamo fino alla maggiore età. Quindi dai 18 anni in su si potrà non portare più il casco, quindi ci sarà diciamo uno slittamento di 3 anni dell'obbligo del casco. Ora, la prima domanda che voglio farvi, e poi vi darò anche la mia opinione, è la seguente: secondo voi il casco dovrebbe essere obbligatorio per tutti? Molti, proprio in seguito all'avvento di questa legge sui social, molti hanno espresso la loro opinione dicendo che il casco dovrebbe essere obbligatorio per tutti. A mio parere l'obbligo non è necessario, non è neanche auspicabile. Direi che in questi 2 anni abbiamo visto come diciamo il restringimento delle nostre libertà sia avvenuto anche troppo, e quindi diciamo che attualmente qualunque tipo di restrizione alla mia libertà lo vedo non con un occhio particolarmente buono. Ma al di là di questo, quindi al di là della contingenza del momento, io non credo che le cose debbano essere ottenute, le cose buone debbano essere ottenute per forza tramite l'obbligo, e il casco è sicuramente una di queste. Le cose buone, ammesso che esistono, perché come vedremo poi ci sono anche i detrattori dell'utilizzo del casco. Comunque le cose buone, in senso assoluto, possono essere ottenute in diversi modi, non solo con la coercizione, ma anche per esempio con la convenienza. E per esempio il casco da sci, perché viene utilizzato dalla maggioranza degli sciatori, sebbene non sia obbligatorio? Io non credo che venga utilizzato dalla maggior parte degli sciatori per la sicurezza, ok? Per un motivo di sicurezza, ma semplicemente per un motivo di convenienza, ovvero il casco è comodo. Il casco sulle piste da sci è estremamente comodo. I caschi da sci sono abbastanza leggeri, non danno particolare fastidio. E quindi sono comodi. Perché? Perché proteggono, hanno una protezione termica, danno un senso di protezione termica molto, molto migliore rispetto a qualunque tipo di copricapo, e quindi molti si sono resi conto che, avendolo indossato la prima volta, si sono resi conto che sciavano più facilmente col casco. Il casco era più comodo della berretta, e quindi hanno continuato a portarlo. Questa ovviamente è la mia opinione, potrebbe essere sbagliato, potrebbe essere che invece sulle piste si sentivano tutti più sicuri e quindi hanno iniziato a portare il casco per questo. Ma in ogni caso, insomma, non credo che sarebbe corretto imporre a tutti l'utilizzo del casco. L'utilizzo del casco è, ripeto, già molto molto ampio. La maggior parte degli sciatori ormai lo utilizza. Si può sensibilizzare riguardo l'utilizzo per cercare di spingere ancora più persone ad utilizzarlo, ma ripeto, io non sono d'accordo con l'obbligo. Comunque ditemi pure la vostra nei commenti. Ora andiamo avanti, perché in questo video voglio riportarvi alcune considerazioni, alcuni risultati degli studi scientifici che sono stati fatti in merito, perché come dicevo in precedenza, non tutti sono favorevoli all'utilizzo del casco. Perché, ok, uno può pensare il casco è per forza uno strumento di sicurezza, è per forza uno strumento che andrà a diminuire l'entità dei traumi alla testa o in generale gli infortuni, ma questo non è assolutamente detto. Una volta introdotto il casco in maniera massiva, poi bisogna andare a vedere, a fare delle statistiche e a capire se e quanto il casco protegge dagli infortuni. Ora, che cosa ci dice la letteratura scientifica? Beh, la letteratura scientifica ci dice almeno fino al 2010-2015, effettivamente si è verificata una riduzione dell'entità dei problemi alla testa in chi subiva dei traumi appunto alla testa durante gli incidenti sugli sci, e questo proprio grazie all'utilizzo del casco. C'è una review del 2012, una review, quindi uno studio scientifico che prende in considerazione tutti gli studi scientifici effettuati fino a quel momento sull'argomento. C'è una review, ripeto, del 2012 e un'altra del 2015, che effettivamente ci dicono che cosa? Ci dicono che sì, i traumi sono
diminuiti, e quindi l'entità degli infortuni alla testa sono effettivamente diminuiti grazie al casco, e non ci sono stati dei, tra virgolette, effetti collaterali. Quali sono o quali potrebbero essere questi effetti collaterali? Per esempio, questi studi ci dicono che non si sono verificati, non si è verificato quel fenomeno per il quale chi utilizza il casco poi si sente più sicuro e quindi adotta comportamenti più a rischio. Okay. Questo era uno dei rischi dell'utilizzo massivo del casco, e questi studi ci dicono che non si è verificato un aumento della presa di rischio da parte degli utilizzatori del casco, o almeno non un aumento evidente. Un'altra cosa che si è andata a vedere è la seguente: ci sono stati più o meno infortuni al collo, perché l'utilizzo del casco poteva comportare per esempio un aumento degli infortuni al collo, che in generale la parte alta della schiena, ed effettivamente si è visto che questo non è avvenuto, quindi altra cosa positiva. Quindi a fronte dell'abbassamento, della riduzione dell'entità degli infortuni, sono andati anche a vedere se effettivamente dall'altra parte ci fossero stati dei peggioramenti in altri campi, come per esempio quello degli infortuni al collo, degli infortuni alla parte alta della schiena e della maggior presa di rischio da parte degli utilizzatori, e questo si è visto che non è successo. Quindi globalmente, fino a più o meno 10 anni fa, effettivamente è stato verificato che l'utilizzo del casco da parte degli sciatori, che diciamo che negli 10 anni precedenti è più che raddoppiato, ok, si è passati in alcuni casi dal 20% di utilizzatori addirittura al 70-80% degli utilizzatori, ok, dagli anni 2000, quando il casco effettivamente è stato introdotto in modo massivo, fino agli anni 2010. Poi dagli anni 2010 agli anni 2020 c'è stato un ulteriore aumento, ma in questi ultimi vent'anni c'è stato un vero e proprio boom. All'inizio è cresciuto tantissimo, poi negli ultimi 10 anni un po' meno, ma comunque l'utilizzo del casco in questi 20 anni è veramente passato da 0 a quasi 100. Quindi durante questi 20 anni, dove l'utilizzo del casco è stato sempre, dove il casco è stato sempre più utilizzato, si è utilizzato da sempre più sciatori, effettivamente si è visto che l'utilizzo del casco ha portato un netto beneficio. Negli ultimi anni però sono usciti alcuni studi che stanno andando un po' in direzione opposta. In particolare uno studio americano uscito nel 2019, ve lo lascio linkato in descrizione, ha preso in considerazione più di 700 casi di infortuni alla testa tra il 2010 e il 2018. E cosa ha visto questo studio? Che sebbene tra il 2010 e il 2018 l'utilizzo del casco sia raddoppiato, cioè nel 2010 tipo nei resort sciistici di interesse dello studio l'utilizzo del casco era solo del 40% e passa, 40 e qualcosa per cento, mentre nel 2018 era di più dell'80%, quindi gli utilizzatori del casco sono raddoppiati durante questo periodo di tempo, ma il tasso di infortuni alla testa, la gravità degli infortuni alla testa è rimasto identico. Okay, ovviamente questo è un solo studio, non è una review, 700 persone non sono poche, comunque ovviamente questo studio non dimostra ancora niente, però diciamo che accende un campanello d'allarme, perché a quanto pare in questi 10 anni potrebbe essere cambiato qualcosa. Un altro studio norvegese ha dimostrato un qualcosa di simile, ovvero ha dimostrato un'attenuazione negli anni. Qui si va a prendere un periodo di tempo che è antecedente rispetto al precedente, si parte dal 2002 fino ad arrivare al 2011. Comunque anche questo studio fatto su sciatori norvegesi, pubblicato nel 2016, ha dimostrato che almeno per quanto riguarda gli sciatori norvegesi coinvolti, il tasso di infortuni alla testa è effettivamente diminuito durante i primi anni, ma poi è andato pian pianino attenuandosi nel tempo, fino ad arrivare nel 2011 praticamente a una apparente non efficacia dell'uso del casco nel ridurre il tasso di infortuni alla testa. Gli autori dello studio ipotizzano che un modo che potrebbero essere dei nuovi trend, un nuovo modo di sciare, okay? Un diverso approccio allo sci, un diverso modo di sciare da parte degli sciatori, ad aver causato evidentemente una maggior traumaticità delle cadute, e questo
abbia portato in definitiva al fatto che il casco non era più in grado di ridurre il tasso di infortuni e la gravità degli infortuni alla testa. Questo, attenzione, non significa che il casco non sia protettivo, ok? Significa semplicemente che il casco non è stato in grado di, a un certo punto, sempre limitatamente all'oggetto dello studio, quindi resort norvegesi, sciatori norvegesi, a un certo punto il casco non è riuscito più a ridurre il tasso di infortuni, evidentemente perché gli sciatori sciano in modo diverso, sciano in modo più rischioso, sciano più velocemente, oppure ci sono più sciatori che vanno nei park. Nello studio, effettivamente, al quale vi rimando, lo trovate anche sul linkato in descrizione, gli autori propongono tutta una serie di possibili spiegazioni di questo fenomeno. Anche loro ovviamente non lo sanno, mettono sul campo delle ipotesi che poi dovranno essere confermate o smentite dagli studi che si potranno fare poi in futuro. Quindi questa è la situazione. Ovviamente io non voglio con questo video dirgli che il casco non funziona, vi ho solo spiegato che attualmente le review, insomma gli esperimenti scientifici effettuati confermano ampiamente l'utilizzo del casco sia efficace nel ridurre gli infortuni alla testa. Infortuni alla testa che però, ricordo, sono solo una minoranza degli infortuni che ci possono accadere, quindi non è che indossiamo un casco e siamo a posto, non ci facciamo male, ci possiamo comunque rompere qualunque altra parte del corpo che non sia la testa, e gli infortuni alla testa, ripeto, sono intorno al 10-15% di tutti gli infortuni, quindi sono comunque una minoranza degli infortuni. E è interessante notare come comunque le ricerche vanno avanti, e queste due ricerche ci dicono che potrebbe essere che negli ultimi anni sia cambiato qualcosa, magari gli sciatori sono anche più bravi con i nuovi materiali, gli sciatori sono diventati più bravi, vanno più veloce, con l'avvento dei park più persone vanno nei park a fare i salti, ovviamente i salti potrebbero comportare una maggiore rischiosità. Insomma, ci potrebbero essere dei nuovi trend nello sci alpino, i nuovi materiali potrebbero aver portato un'evoluzione nello sci, facendolo diventare più rischioso per quanto riguarda gli infortuni alla testa. Attenzione, non agli infortuni in generale, ci stiamo limitando semplicemente a considerare gli infortuni alla testa. Comunque ditemi la vostra nei commenti, ditemi se voi mettereste il casco obbligatorio per tutti o no, fate le considerazioni del caso se avete voglia. Qui trovate altri due video se avete voglia di guardarli, skibam.it per analisi video e azioni di sci online. Noi ci vediamo alla prossima e, come al solito, mai come oggi, casco in testa ben allacciato e gas aperto sempre.